è possibile che la gente non sappia di questa funzionalità? Perché parlando ieri con amici, molti di questi amici non conoscono la funzione della condivisione della posizione attraverso WhatsApp, che è una funzione gratuita che WhatsApp mette a disposizione di tutti. E quante volte mi è capitato di andare a recuperare persone con problemi alla macchina, o abbiamo un incontro dove ci vediamo e la gente dice: oh, vedo le case, c'è una strada e non si riesce mai a capire dove le persone sono. WhatsApp ci mette a disposizione una funzione che è semplicissima e la vediamo qua. Allora, questa è una chat qualsiasi. Da questa chat qualsiasi, in basso, dove c'è lo spazio per scrivere il messaggio, c'è la molletta. La molletta è allegato per default, quindi io schiaccio sull'allegato e vado a condividere che cosa? La posizione, che è questo pallino verde con al centro un rovino bianco. Se io ci schiaccio sopra, lui mi dà questa schermata. Questa schermata mi permette di condividere la posizione attuale, che in questo momento, se voi vedete bene, c'è scritto posizione attuale precisa ai 4 metri. Se non avete mai usato questa funzione, è possibile che ci vogliano 10 secondi, 20 secondi. Ora che la posizione diventa precisa, quindi parte dai 50 metri, 20 metri, 2 metri, arriva anche a un metro, dipende poi dalle situazioni, 5 metri, vedete che sta cambiando. E se io clicco qua, trick, mando al mio interlocutore la posizione esatta di dove ero al momento in cui ho schiacciato il click. A questo punto, dall'altra parte, uno apre questo link e gli verrà aperto con il navigatore di default, viene aperto col Google Map. Se voi avete altri programmi di gestione delle coordinate GPS, allora è possibile che manipolare queste coordinate con dei software per fare delle tracce, oppure per camminare nei sentieri, o per andare nel deserto, bla bla bla. Questa è una funzione semplicissima. La funzione numero 2 che mette a disposizione WhatsApp, sempre dal tastino condividi posizione, è la posizione in tempo reale, che vedete qui scritta solo al centro sotto la cartina. La posizione in tempo reale è una funzione che ti permette di condividere la posizione col tempo che passa. Ecco, adesso suona il telefono, mettiamo giù, abbiamo messo giù, bene. Nel senso che io ci clicco sopra, io ho sbagliato perché dovevo cliccare sopra su posizione in tempo reale, eccolo qua, e lui mi chiede: per quanto tempo vuoi che io condivida con questa persona la tua posizione? 15 minuti, un'ora, 8 ore, ed è comunque poi eventualmente interrompibile quando uno vuole. Cosa serve? Serve per stai camminando nella città e hai un incontro col Giovanni, a Giovanni gli dici condividi la posizione in tempo reale, tu continui a camminare e andare a fare quello che vuoi e WhatsApp continua ad aggiornare ogni 30 secondi, penso, la tua posizione con Giovanni. Quindi Giovanni ti può raggiungere anche se tu sei andato dalla gelateria alla pasticceria, perché vedrà sempre la tua posizione. Quando non vuoi più condividere la posizione, clicchi su interrompi la condivisione, sei sicuro, track, è interrotto la condivisione in tempo reale. Mi sembra che queste funzioni debbano essere chiare a tutti, perché sono di un'utilità, per me, io le uso tutti i giorni con un sacco di persone. Potrebbe esserci la necessità di doverla condividere con qualcuno, e vedrete che la cosa aiuterà molto. Non ci saranno più le telefonate di 10 minuti per descrivere dove sei, dov'è l'incontro. Quando siamo lì ci vediamo e ci troviamo. Tanti saluti. Ah no, così ho fatto una foto. Spegniamo.